Don Carlo Gnocchi nasce il 25 ottobre 1902 a San Colombano all'Ambro, terzogenito di una coppia semplice e religiosissima. Andrea e Mario, di poco maggiori di Carlo, completano il nucleo familiare che nel giro di pochissimi anni sarà decimato, con la scomparsa nel 1904 del padre, nel 9 e nel 15 dei due fratelli. Carlo non dimenticherà mai che la sofferenza per diventare speranza ha bisogno di amore e di carità. La sua strada è già segnata. Dopo essere entrato nel seminario diocesano di Seveso nel 1915, il 6 giugno del 25 Gnocchi diviene prete e svolge il suo giovane ministero come coadiutore, prima a Cernusco sul Naviglio e poi nella popolosissima parrocchia milanese di San Pietro in Sala. Saranno anni di intenso lavoro pastorale, di riflessione sui valori formativi, confluiti in sagge pubblicazioni che faranno di Don Carlo un prete molto noto, quando il 22 settembre 1936 il cardinale Schuster, cui sarà legato in modo particolarissimo per tutta la vita, lo destinerà a direttore spirituale all'Istituto Gonzaga. Qui Don Gnocchi avrà modo di testimoniare, a pieno, il suo straordinario carisma di sacerdote ed educatore della gioventù. Ancora libri, iniziative e grandi progetti animano, pur tra qualche grande dolore come la morte della adorata mamma Clementina nel 39, questi anni prebellici. Poi, appunto, giungerà la guerra e Don Carlo, per seguire i suoi ragazzi, porterà Cristo con gli alpini nella steppa di Russia con l'Armiro. Sarà cappellano nella tremenda ritirata sul Don e, tornato in patria, resistente ai nazifascisti, incarcerato a San Vittore per il suo coraggio. Ma non smetterà mai di cercare, come aveva promesso, anzitutto gli orfani dei soldati che aveva visto morire e di soccorrere le ferite inferte dalla guerra, di prendere tra le braccia la disperazione di chi magari braccia non ne aveva più, i mutilatini ma anche i poliomielitici e ogni manifestazione del dolore innocente. Fino agli anni 50, quando il 3 marzo 1951 nasce la Pro Juventude. Il 28 febbraio 1956, a nemmeno 54 anni, Don Carlo Gnocchi muore. I suoi funerali sono un trionfo di popolo. Il 3 aprile 1960, di fronte alla tomba di Don Carlo, Montini, arcivescovo di Milano, circondato dai piccoli mutilati e dagli alpini, dirà: «Eroi eravate tutti, ma lui, per giunta, un santo».